SmartMe, un'impresa messinese che da pochi mesi si è trasferita all'Arderia, che cosa siete? Siamo una società di ingegneria con le mani in pasta, nel senso che abbiamo, oltre alla parte di ingegneria, anche linee di produzione sia di hardware che di software. Siete nati all'interno dell'Università di Messina e poi siete diventati un'azienda vera e propria. Sì, siamo stati uno spin-off dell'Università di Messina, quindi siamo partiti all'interno del Dipartimento di Ingegneria. Oggi non siamo più spin-off, ma i rapporti con diversi dipartimenti dell'Università di Messina e di altre università sono per noi importanti. Facciamo tanta ricerca e sviluppo. Circa un anno fa avete avuto l'opportunità di acquistare questo immobile e qui la vostra azienda si è ingrandita. Sì, ci stiamo ingrandendo, abbiamo commesse importanti da attori importanti a livello nazionale e qualcuno anche a livello europeo. Ci siamo spostati, al piano inferiore c'è un'area dedicata al co-working, cosa si fa qui? Quest'area è stata resa disponibile anche per altre aziende o persone insomma che hanno bisogno di uno spazio e magari non vogliono andare a cercare parcheggio al centro, insomma non vogliono una sede fissa, insomma qui tu veramente puoi affittarla per un periodo. Ad esempio in quella stanza vediamo già delle persone al lavoro, un'azienda ha affittato un'intera stanza. Sì, loro sono qui da qualche mese, da quello che mi dicono si trovano abbastanza bene, insomma. Prossimamente verranno altre persone, speriamo insomma di riempire tutto lo spazio. Il co-working può portare anche a delle nuove collaborazioni? Certo, sì, quindi non è solamente per l'affitto, è anche per avere una forma di collaborazione e quindi collaborare. Tant'è vero che le aziende che vengono qui per lo più sono aziende che girano intorno al mondo dell'informatica, insomma della tecnologia. Ci siamo spostati nell'area produzione, alle sue spalle delle stampanti 3D. Qui viene realizzato fisicamente quello che praticamente viene progettato dagli ingegneri che stanno su. Sì, questa è la parte dove si montano le schede, quindi vengono realizzate le schede. Come funziona, diciamo, tutta la parte di produzione? Questa macchina serve per posizionare quello che è la pasta saldante, diciamo lo stagno, nelle posizioni corrette. Anche questa parte è una parte che viene fatta in progettazione. Questa è una macchina che prende componenti elettronici e li deposita nei posti opportuni, quindi della scheda. E il dispositivo viene messo nel forno. Questi sono dei forni di diffusione, servono per fare la saldatura del dispositivo. Nelle sue mani che cosa c'è? C'è una scheda che è una parte della nostra architettura, la nostra architettura si chiama Arancino. Questa è una scheda che viene utilizzata per praticamente realizzare quasi tutti i prodotti di SmartMe, quindi è uno dei mattoncini un po' alla Lego che ci consente di fare tutto quello che sono i nostri prodotti. Ecco, questo piccolo quadratino dove va a finire? Un po' dappertutto, adesso le faccio vedere ad esempio una dei dispositivi che stiamo consegnando per far diventare una Smart City la città di Caltanissetta, dove sono stati forniti sia delle stazioni ambientali ma anche dei sistemi per monitorare i parcheggi, e il traffico. Chi lavora da voi, anche i tirocinanti, imparano tutte le fasi di progettazione. Sì, chi viene a lavorare con noi riesce a seguire tutto quello che è il processo, dalla parte di progettazione fino alla realizzazione del prodotto finito. Quindi riesce già in fase di progettazione a risolvere quello che possono essere i problemi che si verificano poi in produzione. Simone, lei ha iniziato a lavorare qui con un progetto del comune l'estate addosso, dopodiché ha deciso di intraprendere il percorso di studi in ingegneria perché si è proprio appassionato. Sì, perché l'esperienza fatta in azienda comunque mi ha appassionato e mi ha fatto avvicinare più a questo mondo e quindi subito in atto di scelta per il percorso universitario ho deciso di iscrivermi in ingegneria e già ad oggi è il secondo anno e comunque lavoro e studio contemporaneamente. È un'azienda che tiene molto ai propri dipendenti.
Per forza, perché per poter crescere in un ambiente come quello nostro c'è bisogno di coccolare i dipendenti. Noi abbiamo attivato diversi servizi che vanno in questo senso. Per esempio, facciamo la spesa ai nostri dipendenti, quindi i dipendenti alla fine della giornata possono trovare il pacco e vanno a casa tranquilli, oppure facciamo lavare le macchine mentre loro lavorano. Insomma, cerchiamo di sviluppare una amicizia oltre che un rapporto di lavoro, in modo tale che nessun dipendente si senta un numero ma una parte centrale dell'azienda. Stiamo attivando un'academy per formare persone che hanno diciamo interesse a conoscere meglio gli argomenti dell'intelligenza artificiale, dell'internet delle cose, che non siano necessariamente diciamo dei tecnici e che però vogliono avvicinarsi a questo mondo che ormai è multidisciplinare.